Anticipazione un posto al sole. Trama puntate dal 23 al 27 luglio 2018. Lutto nel Palazzo Palladini. Da tanti anni la soap opera Made in Italy, un posto al sole, continua ad appassionare e a tenere incollati milioni di telespettatori e affezionati seguaci, che non si perdono una puntata nemmeno in estate. Vediamo insieme un piccolo riassunto e qualche piccola chicca su quello che succederà a Un posto al sole. La tranquillità di Serena e Filippo viene compromessa da una notizia devastante, la morte del padre della donna, Gigi Del Colle. Fervono i preparativi per una delle coppie più importanti della soap, Franco e Angela, che stanno per convolare a nozze e coronare il loro sogno. Alberto si trova ancora in carcere e non riesce ad accettare di essere ritenuto il colpevole dell'omicidio di Veronica e quindi decide di scrivere un appello accorato a Valerio per gridare la sua innocenza. Guido decide di prendersi una lunga pausa da Cinzia per ritrovare la sua indipendenza, ma la situazione non è così facile. Il rapporto e l'amicizia tra Vera e Marina diventa sempre più teso, ma Vera può finalmente contare sull'amore e il supporto di Roberto. Franco ormai è pronto per sposarsi con Angela e decide di effettuare il passaggio di consegne in garage a Otello e Peppino. Lunedì 23 luglio 2018. Patrizio chiede a Rossella di andare in vacanza con lui per cercare di ritrovarsi e ricostruire la loro relazione e non segue il consiglio di Andrea, che lo aveva esortato a lasciare tempo alla donna. Marina vuole comprare a tutti i costi le quote di Vera e vorrebbe l'aiuto di Ferri per convincerla a fare questo passo. Serena deve affrontare un brutto momento e metabolizzare una notizia tragica, la morte del suo amato padre, Gigi Del Colle. Martedì 24 luglio 2018. Al ritorno dal triste funerale del padre di Serena, viene a sapere che il corposo investimento che aveva fatto tempo prima sta avendo una notevole oscillazione. Guido inizia a vivere con molto disagio la presenza di Cinzia nella sua vita e decide di provare a prendere un periodo di pausa da lei per capire cosa fare. La situazione però purtroppo è molto più complicata del previsto per lui. Alberto è ancora in carcere e in preda alla disperazione non riesce ad accettare di essere stato considerato colpevole dell'omicidio di Veronica Viscardi. Quindi decide di scrivere una lettera, che è sostanzialmente un appello a Valerio, dove dichiara con forza e convinzione la sua innocenza. Mercoledì 25 luglio 2018. Nel rapporto tra Marina e Vera si respira sempre più tensione, ma quest'ultima può essere felice perché il rapporto con Roberto sta diventando sempre più importante e saldo. La figlia di Valerio è sempre più preoccupata per il padre e la sua vita, e il rapporto per lei diventa sempre più problematico. Intanto Patrizio e Rossella stanno ritrovando giorno dopo giorno la loro tranquillità e la serenità e la speranza di recuperare il loro rapporto. Giovedì 26 luglio 2018. Considerando che tra Patrizio e Rossella sta tornando il sereno, Diego è deciso a lasciare perdere la donna e vuole farsi da parte anche se a malincuore. Valerio continua a pensare alla richiesta di aiuto di Alberto dal carcere e inizia un nuovo lavoro ai cantieri. Vera spera che questo lavoro lo aiuti a rasserenarsi e a ritrovare serenità. Elena vive una giornata molto complicata e con tanti brutti e complicati momenti, tra i quali la visita di Alice, che nel frattempo si sta innamorando sempre di più di Marco. Venerdì 27 luglio 2018.
I preparativi del matrimonio tra Franco e Angela continuano alacremente e i due stanno quindi per coronare felicemente il loro grande sogno d'amore. L'uomo, prima di dedicarsi completamente al matrimonio, senza pensare ad altro, deve occuparsi del passaggio di consegne del garage a Peppino e Otello. Quest'ultimo, ormai pensionato, è però molto ostacolato dalla moglie, che non è d'accordo con questa decisione. Anticipazione Un posto al sole, prossimi mesi, ci saranno ritorni? La risposta è sì. Come in tutte le soap che si rispettano, anche nell'amata Un posto al sole ci saranno tanti ritorni che siamo sicuri emozioneranno tanti affezionati telespettatori. Molte volte nella soap opera escono di scena personaggi molto amati dai fans, che rimangono molto dispiaciuti per questo. La scelta degli autori è in buona fede e a volte la scelta è dovuta alla volontà di rinnovare la storia e di inserire nuovi personaggi. Per fortuna però a volte questi personaggi amatissimi ritornano, magari per un breve periodo o in maniera stabile, non ha importanza. Questa cosa succederà nei prossimi mesi, anche nella soap opera italiana Un posto al sole. Innanzitutto ci saranno due ritorni, molto veloci, di due personaggi che in passato sono stati abbastanza rilevanti. Il primo ritorno sarà quello abbastanza veloce di Don Peppino Canfora, che è interpretato dal bravissimo attore Gigio Morra. Il personaggio Don Peppino Canfora è stato per un periodo protagonista, e cioè nella prima parte di quest'ultima stagione, di storie e scene molto intense insieme a sua figlia. L'occasione del rientro è legata all'atteso matrimonio tra Franco e Angela, che costringerà l'uomo a cedere il garage, e Otello, interpretato da Lucio Allocca, farà di tutto per subentrare. Proprio all'interno di queste scene legate al passaggio di consegne si vedrà per qualche puntata Don Peppino Canfora. Un altro ritorno gradito sarà quello di Asia Peluso, interpretato dalla bellissima e bravissima Diletta Bergamo. La giovane donna tornerà per un breve periodo, e cioè quando sta nascendo una bella sintonia e un ottimo clima tra Rossella, interpretata da Giorgia Gianni Tempio, e Patrizio, l'attore Lorenzo Sarcinelli. Rossella stavolta però riuscirà ad essere vincente al cospetto della figlia di Max. Anticipazione Un posto al sole, ritornerà Diego. Prima parlavamo di ritorni nella soap Un posto al sole e ci siamo riferiti a Peppino Canfora e Asia Peluso, ma in questo senso nei prossimi mesi ce ne sarà un altro che emozionerà tantissimi fans, perché si tratta di un personaggio centrale nella storia della soap, e cioè Diego Giordano, il fratellastro di Patrizio. Il personaggio interpretato dal bravissimo attore Francesco Vitiello era già rientrato nella soap un po' di tempo fa, e cioè tra dicembre e marzo dell'anno scorso, e la notizia era stata vissuta con grande entusiasmo da tanti fans. Ma ora, secondo alcune voci di corridoio, la sua partecipazione sarà più lunga e significativa. Ancora non si sa bene come influirà nella storia della soap il suo ritorno, anche se molti fans pensano che andrà a condizionare, come in passato, il rapporto tra il fratellastro Patrizio e Rossella. Ma a parte questo, il pubblico aspetta con ansia il suo ritorno, annunciato in anticipo su Instagram dalla collega Ilenia Lazzarin. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.